Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi farò una ricetta velocissima nel procedimento, ma che ha bisogno di un giorno e mezzo per essere pronta. Vi parlo della granita di limone, come si fa in Sicilia. Allora, chi meglio di loro sa, come si fa la granita di limone eccezionale. Abbiamo bisogno di 300 g di zucchero semolato, quello semplice, 1 litro di acqua. Io non ho preso quella del rubinetto perché non si sa mai, però anche quella di rubinetto va bene, ovviamente naturale, semplice, non deve essere frizzante, e 5 limoni non trattati che io ho comunque lavato almeno 6 volte. Così, tanto per. Semplicissimo, dobbiamo togliere capo e coda dei limoni. Ok, ecco qua. Scusate, tagliarli in tanto scanso, tagliarli in tanti pezzi, più o meno piccoli, decidete voi. Con tutta la buccia, metterli dentro una bacinella con il coperchio, possibilmente, cioè di quelle a chiusura ermetica. Li tagliamo tutti quanti. Ovviamente non vi faccio vedere tutto il procedimento, se no che ricetta veloce è. Devo togliere un guanto perché sennò non si può. Col succo del limone sul cellulare pare brutto. E vado a tagliare tutti i limoni e poi vi faccio vedere il resto. Ma intanto voi, bravi bravi, iscrivetevi al nostro canale e mettete like a questa ricetta, ovviamente se vi è piaciuta. Eccoli, li abbiamo tagliati tutti quanti. Eccoci qua. A questo punto vado a mettere lo zucchero e anche tutta l'acqua. Do una mescolata appena, perché tanto non serve stare a mescolare per far sciogliere lo zucchero. Lo zucchero si scioglierà in infusione. Oh, non vi ho detto che questi limoni sono i limoni del gruppo Caro. Esatto, loro hanno anche i limoni e sono buonissimi. Fatevi un giro sul loro sito www.gruppocaro.com e scoprirete tantissime belle cose, vi posso assicurare. Questi adesso li lasciamo così, visto che fa caldo, in frigo per almeno 6 ore. Ok? Dopodiché vi faccio vedere il procedimento. A dopo. Eccoci qua, sono passate 6 ore e adesso ho messo di nuovo i guanti, li ho anche lavati, guardate. E andiamo a strizzare per bene tutti quanti i nostri limoni all'interno. Uno per uno. Così sa bene bene di limone. Esatto. Infatti senti che profumo. Sì. Poi questi limoni del gruppo Caro vengono direttamente dalla Sicilia e sono fantastici. Quindi strizzateli per bene ogni pezzetto. Ci vorrà un pochino, ma insomma non è un lavorone, ragazzi. No, certo. Questa è anche un'ottima limonata, anche Sì, senza. assolutamente sì, magari con un po' meno zucchero Sì. perché il zucchero ce n'è parecchio. Oh, se non volete utilizzare, guardate il succo che c'è, questi sono proprio succosi, eh. Io ce l'ho pulito in bocca, sappiatelo. Non vi nego che dopo che l'ho tagliato a pezzetti, un pezzetto me lo sono mangiato. Che è successo? Ah, ti ha schizzato il Sì. limone? Ok. Adesso prendiamo i pezzi, sempre strizzandoli così. Questi poi andranno all'orto, che fanno tutto da concime. Magari qualche seme, chissà.
Ottima idea. E così l'anno prossimo facciamo le ricette con i limoni. Sì, ci vuole tantissimo per la pianta dei limoni. Ecco qua. Il succo l'andiamo poi a filtrare proprio per togliere, non so, qualche seme o qualche residuo di polpa, ok? Quindi questa ricetta dura, non è proprio veloce veloce, è No, è semplice. semplice ma non è velocissima. Infatti l'ho detto dall'inizio. Ecco qui. E adesso andiamo a filtrare il succo. Do un attimo una sciacquata al passino, così, cioè una sciacquata, insomma, una mossa al passino. E rimetto, vedete quanta polpa e quanti semini, e rimetto tutto il succo dentro la scatola. Questa dovrà rimanere almeno 12 ore nel freezer. Quindi andiamo a mettere il coperchio di nuovo. Ci vediamo fra 12 ore. Ogni tanto dategli una mescolata, tipo una volta ogni 2 ore, ok? Ci vediamo al risultato ottenuto. Allora, dopo circa 12 ore, questo è il risultato. Io guardate, l'ho già grattata e lasciata qui da una parte. Se invece la volete più cremosa, con questi pezzi interi, li passate nel mixer e È automaticamente vero. viene una sorta di gelato, di sorbetto. Se poi ci unite scusate, un albume d'uovo montato a neve, diventa proprio un sorbetto. Io intanto ho la salivazione a mille perché granita di limone, per me limoni quindi significa proprio salivazione a mille. E adesso La parte più importante, aspetta un attimo, questa la spostiamo un attimo. guardate che bello, fresco. Voilà, prendiamo il cucchiaino e te la faccio assaggiare. Voilà, è proprio quella? Eh sì, è buonissima, ragazzi. È questa ragazzi, una bella granita al limone, sorbetto, chiamatelo come volete. No, 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 questa è proprio la granita al limone, il Io sorbetto adesso c'ha la me la vado chiaratura. a finire perché qui fa tanto caldo. E noi ragazzi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao ciao!